Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha presentato la squadra di governo che lo affiancherà e le rispettive deleghe. Funaro Maria Pia con la delega di vice sindaco. Non è finito, non è solo vice sindaco, ma anche la delega all'ambiente e territorio. Battaglia Massimiliano, artigianato, commercio e attività produttive. Buffone Veronica, attività istituzionali, protezione civile, legalità, PUC. Covelli Damiano Cosimo, lavori pubblici, mobilità, viabilità e trasporti, organizzazione, innovazione e risorse umane. Lecicco Francesco, Polizia Municipale, Manutenzione, Decoro Urbano. De Marco Maria Teresa, Politiche per la Salute, Diritto alla Salute, Salute in Genere. Incarnato Giuseppina Rachele, Urbanistica ed Edilizia. Sconosciuto Pasquale, Verde Pubblico, Servizio al Cittadino, Quartieri e Frazione. Questa è la mia giunta, questa è la giunta operaia al servizio della città. Una giunta operaia, così l'ha definita il sindaco Franz Caruso, che dovrà affiancarlo in quella che il primo cittadino definisce un'azione di rifondazione municipale. Io sono da pochi giorni nel comune e sono qui, come possono testimoniare i dipendenti, dalla mattina alla sera. Gli assessori faranno la stessa cosa, perché ho chiesto a loro un impegno straordinario in questa fase difficile per aiutare la macchina comunale a ripartire. Dobbiamo rifondarla, si deve risollevare questa istituzione e dobbiamo fare in modo tale che risollevandosi dia risposta ai tanti bisogni della città. Ma quali sono stati i criteri adottati dal sindaco Franz Caruso nella scelta del suo esecutivo? Il criterio è stato quello di rispettare il voto popolare. Le liste che hanno preso più voti hanno avuto rappresentanza maggiore, ma in modo proporzionale, come avete visto, è una giunta molto equilibrata, per cui sono stati nominati i primi eletti delle forze politiche che hanno sostenuto il progetto. Per cui l'unica deroga a questo criterio è appunto quella importante, fondamentale, di un tecnico al bilancio che appena sarà individuato, appena avremo risposte positive al nostro appello, sarà nominato da me direttamente.